E ragazzi, ringraziamo la Edile Pidi, Eliseo Panico, un altro grande sostenitore di questo progetto per i giovani. Chiamatelo, perché oltre ad essere un grande professionista per la vostra casa, ristrutturazioni, è un fratello. È un fratello che ama Dio. Stefano, vogliamo concludere allora questa stupenda puntata con una preghiera. Una preghiera che viene dal cuore. A volte non sappiamo cosa dire, però a volte bastano veramente poche parole per parlare al Signore. Ci vuoi guidare in questa preghiera? Allora, Signore, ti voglio ringraziare e benedire per ognuno di noi in questo luogo, in questo posto. Grazie. Voglio dare veramente onore e ringraziamento per l'opportunità che ci dai. Da quando non ti conoscevamo e per i miriadi di progetti realizzabili tu ci hai portato qui in questo studio a poter parlare di sport, ma a poter parlare soprattutto di te, Gesù, che hai cambiato la nostra vita. Io ti chiedo di benedire ognuno di noi, di far sì veramente di mettere in noi quel non accontentarsi di nulla e di raggiungere obiettivi sempre più alti, perché tu ci hai dato la possibilità di farlo. Amen. Grazie mille. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. Ragazzi, è stata una puntata bellissima. Dio ti ama. Se potessimo racchiudere tutto quello quello che è stata la nostra vita, è solo questo, veramente. Dio ti ama. E aspetta solo un tuo sì. Ma noi adesso vogliamo benedirti e salutarci alla prossima, ultimissima puntata di Più che vincitori. Ciao ragazzi! Ciao. La tua gloria.